Buongiorno care, benvenute in un nuovo vlog. Ebbene sì, sto di nuovo rivloggando perché in realtà ieri mi è mancato tantissimo e non so, ho scoperto questa passione per i vlog, anche se in realtà ho tantissime idee ancora da realizzare a livello strutturale dei video, quindi sicuramente arriveranno anche altri tipi di video, però avevo voglia di vloggare, quindi ho riacceso la videocamera e ci sono cascata di nuovo, eccomi qua. Tra l'altro oggi dobbiamo fare un sacco di cose. Passeremo una mattinata insieme, l'ultima volta abbiamo passato un pomeriggio con la cena, oggi invece passeremo una mattinata ed ho anche in mente una pasta da fare per pranzo, cioè io mi posso svegliare secondo voi con la voglia di cucinare una ricetta, una pasta a pranzo? È stranissimo, però così è stato e quindi così vi ho detto. Richiudiamo questa tenda perché la luce appena sveglia, ok, va benissimo, però mentre registro, se no mi sento questa luce sparata. Allora, adesso inizio a dare una sistematina in generale a casa. Poi mi do una sistematina io, o forse faccio il contrario, mi sistemo prima io e poi casa, non lo so, devo ancora decidere. E poi dobbiamo uscire a fare un paio di commissioni, mi devo allenare, vabbè, perché devo spoilerarvi tutto insieme? Dai, lo scopriamo passo passo. Comunque sarà una mattinata molto molto lunga, come di solito le mie mattinate, che sono pienissime di cose da fare. Ah, volevo approfittare perché, scusate per la luce, ieri sera ho avuto un lampo di genio e adesso ve ne parlo. Ieri sera ho avuto un lampo di genio, ovvero voglio mettere uno specchio lungo qui in salone. In camera da letto non ho posto, quindi proprio è da escludere completamente la camera da letto. Fatemi aprire intanto la tenda così facciamo entrare di nuovo il sole, perché ho ricambiato idea. vi stavo dicendo, ovvero di mettere uno specchio lungo qui in salone. Perché lo voglio mettere qui in salone, ragazze? Perché di qua c'è luce, mentre di là. Se insomma avete visto l'ultimo vlog anche l'ho fatto vedere, io ho uno specchio lungo di là nel corridoio, però lo spazio, a parte che in realtà lo spazio andrebbe anche bene, il problema è che questo specchio si trova in una posizione veramente pessima, cioè praticamente è la parte più buia di tutta casa, perché io ho la luce dalla mattina fino alla sera dentro casa e quello è l'unico angolo buio e io lì ho lo specchio. Questa cosa è una cosa che, cioè, che mi dà fastidio, capito? Che mi turba, perché ogni volta che devo vestirmi, guardarmi, è sempre buio, cupo, è brutto, non mi piace, magari voglio fare una storia. E quindi ho deciso di comprare uno specchio lungo. Andrò da Ikea, vedrò che cosa hanno. Sinceramente non mi sono per niente affacciata sul sito, però voglio dire, Ikea, penso che uno specchio lungo sarà molto facile da trovare. E voi a questo punto vi starete chiedendo: sì, ok, Erika, ma dove lo metti qui uno specchio lungo? Se hai tutte le pareti occupate. E tra l'altro qui ho uno specchio lungo però in orizzontale. Allora ci sto ancora pensando. Vabbè, di qua ho la finestra, altrimenti fuori nella cucina, quindi no. Di qua ho il mobile del salone, quindi no. E l'unico spazio rimane quello. Aspettate che vi faccio vedere. Allora, tutta questa parete non si può utilizzare perché c'è la finestra, le finestre e il termosifone. Di qua c'è la cucina, che adesso ancora non vi inquadro perché la devo sistemare. Questa mattina ancora devo iniziare a sistemarla. Poi di qua c'è lo specchio lungo, quindi non si può. Di qua c'è la postazione e rimane soltanto questo spaziettino. Questo spaziettino che in realtà fa proprio al caso mio, perché è uno spazietto lungo, proprio come serviva a me, per mettere uno specchio. Cosa ne pensate? Tra l'altro mi sembra che arriva anche abbastanza luce. Infatti dopo, quando sono un attimo tranquilla che ho fatto già un po' di cosette per casa, vorrei prendere lo specchio che ho di qua nel corridoio e spostarlo in salone per vedere, insomma, come ci sarebbe uno specchio. Ovviamente quello non va bene perché tra l'altro ha anche una cornice rossa tipo di legno e non va per niente bene. Io devo farlo comunque in linea con la casa, quindi o bianco o legno. O al massimo con una cornice in vimini, insomma, o nera. Devo trovare un qualcosa che comunque sta bene con casa mia e ho deciso di andare da Ikea. Quindi questo sarà un argomento che probabilmente riprenderemo poi nell'arco della giornata.
Una cosa che mi chiedete super spesso, proprio sotto i commenti, è: Erika, dove hai preso questo centrotavola e le piantine? Allora, questo centrotavola l'ho preso da Jisk, che ho scoperto da pochissimo che si pronuncia Whisk, ma io penso comunque di continuarlo a chiamare Jisk, scusate. E comunque si scrive JYSK, lo trovate anche sul sito. Mentre questo set di tre piantine è di Ikea. Allora, ieri sera ho fatto una prova, siccome non c'erano tantissime cose, c'era la lavastoviglie, non è che era proprio super piena, ho detto ma ci provo. Ho pensato, metto l'opzione ecologica della lavastoviglie, no? Del lavaggio della lavastoviglie, ma è andata malissimo. Praticamente adesso stavo mettendo a posto le posate che si trovavano dentro al cestello e tantissime sono ancora sporche, quindi adesso mi tocca rilavarle. Ecco qua, ecco qua. How I behave, how I behave.
Allora, piano cottura, bello pulito. Il lavandino invece ancora non lo lavo, adesso vi spiego il motivo. Qualche giorno fa su Instagram ho fatto un sondaggio, no? Perché dovevo risistemare tutta quella dispensa della colazione, tutte le cose tipo il pane, i crackers, eccetera, eccetera. Dicendo appunto che era già un casino. Recentemente ho fatto un video dove riorganizzavo tutta la cucina, ma questo sportello è lo sportello che utilizziamo di più in assoluto insieme al frigo e che purtroppo si fa casino in pochissimo tempo e quindi devo di nuovo riorganizzarlo e ho deciso di farlo in questo video proprio perché mi avete risposto di sì, di farlo insieme in un sondaggio su Instagram. Quindi adesso vi faccio un attimo vedere la situazione, non vi spaventate. Cioè, veramente casino, ma veramente tanto casino. In realtà, ragazzi, non so perché, cioè, sia per tutti gli altri sportelli si sono mantenuti benissimo. Non so perché questo non riusciamo a mantenerlo. Probabilmente perché è quello che utilizziamo di più. Vedete, ad esempio, quello lì è il reparto per fare i dolci, no? Dove tengo anche il sale, lo zucchero. Ed è super ordinato anche il frigo. Mentre questo sportello qua è di nuovo da risistemare. Quindi adesso mi vado prima a preparare perché sono le 9:32. Ve l'ho detto anche su Instagram che ho sfidato me stessa ad essere tutte le mattine già pronta alle 10. Quindi adesso ho mezz'ora per andarmi a preparare, per truccarmi. Quindi prima mi vado a preparare, così almeno chiudo subito la mia sfida mattutina e poi iniziamo a sistemare tutto il resto. Allora, per prima cosa vado a detergere il viso con questo gel purificante che ho acquistato in questa farmacia e devo dire che mi sono trovata benissimo, infatti lo sto praticamente finendo, sta già a metà. Questo l'ho comprato per lavare le sopracciglia perché mi serviva un gel, diciamo, detergente neutro apposta per lavarle. Tra l'altro, sono troppo contenta perché ho finito di mettere il gel e di applicare il gel alle sopracciglia per il microblading, quindi ho finito, evviva! Però comunque continuo ad utilizzarlo perché mi sono trovata un sacco bene, quindi userò questo gel detergente, questa crema viso, che è sempre un gel in realtà, perché avendo la pelle abbastanza grassa preferisco optare piuttosto che per una crema burrosa, molto cremosa e pastosa, diciamo troppo pesante, preferisco applicare questa qui che è praticamente una crema gel ed è anche opacizzante, quindi è perfetta per le pelli grasse. Ho questo contorno occhi della Yves Rocher, che tira un sacco, cioè tipo quando lo metti ti senti proprio che ti appiattisce la pelle, quindi fantastico, sicuramente lo riacquisterò. Urge un cambio stagione assolutamente perché qui ho ancora il maglioncino di Natale e ovviamente Natale è finito. Anche questo maglione bello pesantone rosso, molto molto natalizio, direi che può anche sparire. Vabbè, comunque a breve sicuro faremo un cambio stagione. Voglio ormai aspettare un altro pochino, cioè non ha senso mettermi qua le varie maglioni più natalizi, cioè. Ci sto e aspetto un altro mesetto e mezzo e levo tutto insieme. Allora, ho deciso che oggi metterò questo maglioncino per stare comoda e calda. Tra l'altro si abbina anche con le unghie che ho fatto da poco. E comunque il cestino ce l'ho ancora qua, ragazzi, ancora non l'ho utilizzato per la frutta, ci sto ancora pensando. Per il momento ho sistemato qui delle cose che ho acquistato da Primark, il borsellino questo qui, una pochette con all'interno delle cose, delle mie cose, e sto ancora decidendo come utilizzarlo. Per il momento l'ho appoggiato qua, in realtà è anche carino perché ho messo tutte le cose colorate, precise, però diciamo che non è la sua, qui è uscito un elastichetto, non è la sua postazione definitiva, ci sto ancora pensando. Comunque ho deciso di mettere questo leggings di Oceans insieme al maglioncino rosa, almeno sotto metto il toppino e più tardi ho intenzione di fare un po' di ginnastica insieme. Ultimamente è una cosa che faccio spesso la mattina, cerco di ricavarmi quei 20 minuti, cioè non è che faccio un'ora completa, però almeno un quarto d'ora e 20 minuti di stretching, ragazze, cerco di farlo soprattutto per dare più mobilità possibile al corpo, alla schiena, perché poi mi aspettano tante ore al PC e quindi secondo me ci sta tutta una ventina di minuti per allungarci un attimo. Ecco qui l'outfit di questa mattina. Ho messo il maglioncino sopra e sotto ho messo, vabbè, i leggings, questi di Oceans neri.
E alla fine non ho più messo il toppino, quello di Oceans, che comunque rimane corto tipo fino a qua, perché vi dico la verità, sento un po' freddo e quindi ho detto no, aspetta, non mi va di congelarmi, questa mattina ho particolarmente freddo, quindi ho deciso di allenarmi con una magliettina semplice di cotone di The Zenith a maniche lunghe, ma per il momento, visto che ancora non è arrivato il momento di fare l'allungamento, ho comunque appoggiato sopra questo maglioncino rosa, molto morbido. Questo l'ho preso durante questa stagione invernale da Primark, devo dire che è un sacco comodo e caldo ed è perfetto da mettere sopra, diciamo, a un set per stare comoda in casa. Ora passiamo a capelli, trucco e poi vado a fare il letto, vado a sistemare, ho lasciato l'armadio aperto perché devo mettere a posto un sacco di cose nell'armadio e quindi iniziamo perché poi c'è la dispensa in cucina che mi aspetta. Niente, alla fine ho deciso di fare prima il letto e dare prima una sistemata perché sennò ho il pensiero, ragazze, che ci posso fare? Non riesco a truccarmi se prima non rifaccio al volo il letto, anche perché vorrei in realtà mettermi di qua per fare il momento trucco, perché in molte su Instagram, a mio grande stupore, perché non mi ritengo, diciamo, bravissima nel trucco, mi avete chiesto come faccio il mio trucco giornaliero, perché vi piace molto, è molto semplice, però allo stesso tempo comunque è molto carino per tutti i giorni, quindi io direi di dare un attimo una sistemata. Diciamo, sto vivendo un po' il momento questo vlog, quindi se cambio idea ve lo dico subito e, insomma, essendo una mattinata veritiera, vi faccio vedere quello che faccio, però magari approfondiamo un attimo il momento del trucco. Ok, letto fatto, quindi mi sono levata, diciamo, il pensiero della camera da letto. Qui vedete una federa diversa dall'altra perché praticamente avendo fatto il microblading e avendo dovuto applicare 5 volte al giorno quella crema, soprattutto la notte, dovevo mettere insomma una bella dose di crema sulle sopracciglia, ho dovuto cambiare più spesso la federa. Giustamente lui ha questa già da qualche giorno, io invece l'ho dovuta cambiare più spesso perché non ne ho, diciamo, una più vecchia da poter utilizzare e quindi mi sono ritrovata a doverla cambiare semplicemente più spesso. Quindi, diciamo, questa cosa un po' mi disturba di avere un'altra federa, però l'ho dovuto fare per forza perché, perché insomma non riesco a dormire su una federa sporca, ecco, quindi praticamente non dico tutti i giorni, ma quasi sto cambiando la federa, però oggi ho finito, quindi ormai sfrutto questa per questa notte perché comunque è ancora pulita e poi da dopodomani, insomma, quando arrivo ad cambiare questo weekend le lenzuola, sarà tutto resettato, quindi tornerà tutto alla normalità e le federe ovviamente saranno abbinate. Quanto è fastidiosa questa cosa delle federe diverse, troppo? Mamma mia, questa inquadratura quanto è bella con tutta questa luce in faccia da struccata, non chiedevo di meglio. Trucchiamoci al volo insieme, va. Io parto sempre con il fondotinta che applico, che vado ad applicare sempre con un pennello. Ve lo dico, io sono molto sbrigativa nel trucco, eh. Faccio tanti passaggi, però sono molto veloce perché cerco di sbrigarmi e ovviamente mi vedrete guardare tutto il tempo di qua perché c'è lo schermo della videocamera, perché sennò cioè, è tipo impossibile truccarmi e neanche vedere dove vado. Allora, innanzitutto questo fondotinta è troppo chiaro, però ormai l'avevo quasi finito, quindi stavo aspettando, ma ho già detto alla mia amica che se mi accompagna, perché devo andare a comprare il nuovo fondotinta. E l'ultima volta eravamo andate insieme, insomma, quando dobbiamo comprare queste cosine di solito ci organizziamo e andiamo qui vicino a casa. Ma il fatto è che non mi è mai durato così tanto un fondotinta, cioè, il problema è che, per carità, io non sono scura di carnagione, ma questo veramente mi fa troppo pallida. Ok, una volta applicato il fondotinta, applico il correttore sotto qui gli occhi, un pochino qua sul mento, se ho eventuali brufoletti, e ce l'ho sempre, quindi. E poi con quest'altro pennello
Ma allora, diciamo che un po' mi sto sbrigando, in realtà non so perché mi sto sbrigando, cioè potrei anche andare tranquillamente. Il problema è che la mattina io vado sempre un po' come un fulmine, perché a parte che non sono proprio un'appassionata di make-up, quindi vi dico la verità, comunque cerco di fare una cosa molto celere, di sbrigarmi. Vabbè, non male, faccio sempre. No, bene o male, faccio sempre i stessi passaggi, soprattutto per la base. Al massimo posso cambiare un po' ombretto se voglio mettere una matita diversa, però ormai imposto il pilota automatico e vado da sola. Mi farebbe comodo uno specchietto un po' più vicino, magari. Eccolo qua. Ok, una volta creata la mia base perfetta, quindi sono andata a stendere bene tutto il viso, a coprire le imperfezioni, prendo la terra, un pennello con le setole morbide e la vado a passare in questa zona. Io arrivo anche un po' più su perché avendo un po' la fronte alta, comunque mi fa ridere che ogni volta che registro un video vi faccio tipo l'elenco dei miei difetti, cioè sono veramente poco furba perché poi mi inizio a, cioè inizierete poi a fare caso a tutte queste cose che vi dico, ma chi se ne importa, cioè ognuno ha i propri difetti, l'importante è saperci convivere e sapere dove andare a mettere mano, no? Per cercare di coprirli, vabbè, diciamo coprirli, però sistemarli un po'. Terra applicata, di solito ne applico un pochino anche qua sul collo per cercare di sfumare, perché di solito ho un fondotinta un po' più scuro, leggermente di mezzo tono, ma in questo caso sono più bianca sul viso che sul collo, si può dire, non so se dalla videocamera si vede, forse è il contrario, dai, vabbè, è a mo' di battuta, però diciamo che io mi vedo bianchissima sul viso, quindi mi aiuta un po' la terra. Poi di solito prendo questa cipria, ah, mi sono acciaccata la pelle, tampono e lo passo un po' qua. Poi con un pennello morbido, con delle setole morbide, vado a prendere lo stesso ombretto che ho utilizzato per la terra, che è un bel marrone caldo, e lo vado a mettere qui su tutta la palpebra. Allora, forse a metà video ho capito che dovrei avvicinarmi un po', anche perché adesso andiamo un po' più nel dettaglio, quindi è meglio che mi avvicini un pochino. Ok, perfetto. Adesso invece prendo questa palette della Makeup Revolution e vado a prendere questo dorato molto chiaro, molto luminoso, un po' anche satinato. Questa palette l'ho ricevuta per Natale da una mia amica e la sto sfruttando tantissimo. E applico questo ombretto luminoso nella parte un po' più interna, diciamo, arrivo fino a metà occhio. Di solito con quello che rimane ci passo anche un pochino qui sotto le sopracciglia, perché mi alza un pochino anche l'arcata sopraccigliare, non lo so, dà un bel effetto. Vado a mettere un puntino proprio qua nella parte centrale, così vado ad aprire un po' di più lo sguardo nell'angolo interno dell'occhio. Dai, parliamo in maniera più tecnica. Un momento eyeliner, che ogni volta mi dite: ma come fai a metterlo così veloce? Non ci riesco. Boh, a forza di metterlo tutti i giorni. Dai, mi avvicino, almeno vi faccio vedere. Sempre la stessa tecnica, ragazzi. Io metto sempre il pennello per orizzontale. Fa tutto lui. Cioè, io praticamente non devo fare nulla. Devo semplicemente appoggiarlo. E voilà, passiamo all'altro occhio. Finito. Adesso mascara e labbra. Allora, io di solito applico sempre due mascara. Ho, diciamo, una tecnica. Utilizzo prima un mascara un po' più vecchio e poi invece utilizzo quello più nuovo. La motivazione qual è? La motivazione è che, non so, quello più vecchio mi va, cioè vecchio non è che proprio è calce, cioè comunque è un mascara decente, semplicemente è un pochino meno fluido, mi va un pochino a fare l'effetto, mi va a allungare le ciglia, ok? Essendo leggermente al punto giusto, un po' più secco, mi va proprio ad allungare le ciglia e poi con quello più nuovo vado invece a intensificare lo sguardo, quindi poi le vado a pettinare bene perché comunque il pennellino di quello nuovo è più pulito, più lineare, non so se mi sono spiegata.
No, vabbè, mi sono spiegata? Boh, vabbè. Se non mi sono spiegata, insultatemi qui sotto nei commenti. Comunque, incredibile, ma vero, anche oggi ho una cosa da raccontarvi che mi è successa. Non so perché, ma cioè, ultimamente ne succede una al giorno. Questa è molto fastidiosa, in realtà non è niente di che, però ve la devo raccontare perché è antipatica. E la protagonista di questa storia è la sveglia, quella che abbiamo messo insieme sul comodino, che abbiamo deciso insieme come posizionarla. Infatti, alla fine l'ho lasciata nell'opzione 2 perché è quella che avete votato praticamente tutte. Ovviamente, se vi chiedo un consiglio, poi non dico che devo per forza metterlo in pratica. Però mi affido molto, ecco, al vostro parere perché mi fa piacere. Cioè, non è che vi chiedo a caso, ditemi, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate, così mi lasciate un commento. No, assolutamente. Cioè, se vi chiedo un parere è perché veramente lo voglio, cioè mi fa piacere riceverlo. E quindi tra pochissimo, appena finisco di truccarmi, vi racconto, perché sennò poi ci metto 3 ore per truccarmi e 3 ore per raccontarvi questa cosa. Invece, per essere un po' più produttiva, finisco prima di truccarmi e poi mi dedico soltanto al racconto di questa cosa che tanto non è lunga come quella del gatto, eh. È una cosa molto più breve. Anche perché ricordiamoci sempre che c'è la cucina che ci aspetta, quindi vorrei cercare di sistemare la cucina, di allenarmi, cioè fare uno stretching, un bello stretching, che ultimamente sto amando, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo, sono felicissima di averlo iniziato. E tra l'altro oggi ho anche una lezione, quindi quello vi dico che voglio semplicemente fare un po' di stretching, cioè non è che voglio fare tipo un'ora e mezza intensiva di allenamento o di Pilates, perché ho scoperto che la mattina è una cosa che mi fa veramente sentire meglio. Infatti volevo un pochino farvi una morning routine aggiornata perché è una vita che non la faccio, se vi fa piacere, e poi magari darvi anche dei consigli su come affrontare la mattinata, come affrontare quelle giornate no, perché ultimamente sto notando che su Instagram mi state scrivendo in tante, che appunto in direct, in privato, che avete queste giornate no, che vi sentite giù e che i video vi aiutano molto. Io ovviamente di questo sono contenta, cioè a me fa molto piacere se nel mio piccolo riesco ad aiutarvi, però allo stesso tempo mi piacerebbe anche darvi dei consigli su come poter affrontare queste giornate no da sole, perché io penso che prima di tutto ci sta che ci affidiamo anche un pochino alla compagnia degli altri, no? Che sia una compagnia reale o che sia una compagnia virtuale. Anche a me è capitato, no? Di cercare proprio questo tipo di compagnia, però vi assicuro che se veramente riuscite a trovare un modo per tirarvi su da queste giornate no da sole, poi tutto quello che c'è dopo è solo un arricchimento, no? Mi piacerebbe, cioè nel senso sono contenta che con i miei video vi sentite bene, ma allo stesso tempo mi piacerebbe trasmettervi le mie, diciamo, buone abitudini nelle giornate no, perché ovviamente quando ci sono le giornate no, un pochino cambiano, e quindi insomma mi farebbe piacere. Arriverà anche questo con il tempo. Domani ovviamente non uscirà niente di tutto ciò perché domani è venerdì e ci sarà Diete Insieme. Le sopracciglia le vado semplicemente a pettinare, poi oggi niente gel, ce l'abbiamo fatta. Ultimo step, la matita. Ultimissimissimissimo step, metto anche un pochino di lucido. Adesso facciamo i capelli velocemente. Poi, visto che devo fare un bel po' di cose questa mattina, sistemare, fare stretching, ho intenzione di raccogliere i capelli. Farò il mio solito semi raccolto, così non ho i capelli sul viso e non mi danno fastidio. Ok, ho messo anche l'elastichetto in pandan. Oggi non penso neanche di ripassare la piastra perché comunque sono semplicemente un pochino morbidi. Cioè non sono né lisci né mossi, è diciamo un liscio molto morbido e comunque mi va bene così. Anche perché quando faccio questa acconciatura non mi piace avere i capelli troppo boccolosi perché sennò si accorciano troppo. Ma in realtà a me non piacciono proprio i capelli troppo boccolosi, perché mi sembro troppo, cioè preferisco che la piega duri meno, però che mi piaccia da subito. E preferisco poi, se fosse, andarli a ritoccare, tanto sapete insomma che essendo ex parrucchiera. Allora, prima di iniziare, un bel bicchierone d'acqua, vado a svuotare i contenitori dove tengo le cose, insomma tutte carine e precise, cioè perlomeno dove tenevo le cose carine e precise, perché adesso c'è di nuovo casino. Vado a lavare i contenitori, quindi do una sciacquatina, per questo non ho ancora lavato il lavello, perché comunque tra poco lo andrò a utilizzare per lavare quei contenitori che sono abbastanza grandi, quindi magari avrei schizzato, fatto, e sinceramente non mi andava, cioè una volta che finisco di pulire il lavandino voglio che, non so, almeno per un'ora non si tocchi. Quindi adesso sistemo e poi finisco di pulire la cucina. Dopodiché passerò il Dyson per tutta casa e poi iniziamo a preparare il pranzo.
Allora, vi spiego al volo come ho sistemato questi due contenitori. Questo l'ho dedicato alle cose dolci, quindi ho messo le gallette, queste sono quelle del Lidl. Sotto ho delle gallette, dei pacchettini che ho aperto e che metto sempre nelle bustine, quelle di Ikea, così non si rovinano. Infatti là sotto ci sono anche quelle con il cocco, e qua invece quelle semplici. Qui c'è un pacchettino nuovo di gallette che vado ad utilizzare sempre con la marmellata, con il burro d'arachidi, dei pacchetti di pavesini, delle noci, il pacchettino di anacardi, il cocco, dell'avena, qui ci sono tutte le barrette e un pacchettino di noci. Quindi diciamo, qui ho sistemato un bel po' di cose per merenda, colazione. Se vi ricordate, ho già un altro contenitore più piccolino, più stretto, dove all'interno ho tutte le mandorle, scaglie di cioccolato, eccetera eccetera. Quello però sta a posto, quindi insomma non c'è bisogno di risistemarlo. Diciamo, erano più questi due ripiani. Mentre di qua, questo contenitore l'ho dedicato più che altro per il pane e le cose magari per il pranzo o per la cena. Quindi ho messo i crostini. Qui c'è un pacchetto di crackers alla curcuma, altri crackers, del pan bauletto che sta finendo, sempre pane, e qui delle friselle. Di qua invece ho sistemato tutti i cereali. Dentro questa scatola, che è la più grande, in realtà ci sono tipo 4 pacchettini di cereali che stavano per finire, allora li ho messi tutti qui dentro. E poi ci sono questi altri cereali. Quindi adesso il contenitore, quello per i dolci, lo vado a mettere qui. Allora, mi sa che c'è un problema perché non c'entra e devo levare questo. Proviamo. Allora, se levo questo, c'entra. Come posso fare? Ok, c'entrano. Quindi questa è proprio la sezione dedicata alla colazione e alla merenda, perché ci sono cereali, mandorle, noci, gallette, eccetera eccetera. Le fette biscottate ce le ho in un contenitore a parte. Di qua invece ho questo pacchetto di crackers, ma in realtà all'interno ce ne sono anche altri tipi che adesso vado ad aggiungere qua. Almeno so che non sono di questo marchio della Pavesi. Quindi questi, tutti i crackers della Doria, che erano di altri pacchetti che l'avevo messi qua per non averli sparsi, li vado ad aggiungere in questa sezione proprio dedicata ai crackers. Almeno di qua ho soltanto quelli di questa marca. Aggiungo anche questo pacchettino. Poverino, questi crackers li ho massacrati, questo pacchettino in particolare, ma vabbè, non ci facciamo caso. Quindi questo lo metto qua e questo lo mettiamo qua. In realtà qui mi avanza anche un po' di spazio. Lì sopra ho quel contenitore lungo dove metto appunto tutte le mandorle, frutta secca, eccetera eccetera. Però qui sotto ho messo quella che utilizzo di più, ovvero le noci e gli anacardi. Poi quel pacchetto lì è un pacchetto chiuso di muesli del Lidl, che mi piacciono tantissimo, sono i miei preferiti del momento. Lì ci sono due pacchettini chiusi di pezzettini di mandorle sbriciolate. Quelli sono dei popcorn per quando vengono gli amici. E questo qua è un pacchettino di tovagliolini da tenere così di scorta lì sopra. Addirittura adesso qui mi è avanzato anche dello spazio, quindi andrò a mettere i barattoli del miele, del burro d'arachidi e il barattolo anche dell'orzo. Ah, vi specifico che l'orzo che vado a mettere è questo qua, che praticamente è solubile, quindi non è l'orzo quello che abbiamo messo insieme nel vlog, quello macinato, che possiamo utilizzare per la moka, per la macchinetta del caffè, ma è l'orzo solubile, quindi diciamo ultimamente non lo sto utilizzando molto, però comunque, ops, l'avevo già aperto, quindi lo tengo da parte, lo metto qua in fondo. Poi qui ho un barattolo di miele, un burro d'arachidi della Fiorentini da finire e un altro anche sempre da finire, che in realtà ho aperto perché volevo troppo assaggiarlo, con il fatto che è crunchy, quindi a tutti i pezzettini è, cioè, imbattibile, cioè rispetto a questo proprio non c'è paragone. Infatti ne ho acquistato uno nuovo nell'ultima spesa e ho riacquistato questo, non ho ripreso questo della Fiorentini perché, cioè, non c'è proprio paragone. Infine qui davanti metto questo barattolo di miele, che è da finire, ne è rimasto pochissimo, almeno cercherò insomma di finire e di terminare questo prima di andare a utilizzare il barattolo più grande. Ripiani della colazione, del pane, belli sistemati, quindi adesso possiamo procedere con tutte le altre cose che dobbiamo fare. A loser, me and my brothers ran through her. She know that I'm a straight shooter, so my chick bad like Luda. Ooh, I'ma pull a shawty to the side. She keep coming at me every day and night. When I left it, my life started feeling right. Yeah, yeah, ooh. These days I do anything I like.
Allora, visto che abbiamo finito di sistemare, vi voglio raccontare, sono ancora le 11:22, vi voglio raccontare che cosa è successo questa notte. Allora, questa è la mia nuova sveglia che avete visto già nel vlog. Qui dietro che fa capocella c'è il burro cacao che tengo sempre qui sul comodino. Vabbè, insomma, la sveglia questa mattina, ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo. È suonato l'allarme alle 6. Ovviamente io non mi dovevo svegliare alle 6 questa mattina, ma tranquillamente alle 8. Mi ha fatto fare uno zompo che non vi dico, cioè una mi ha messo una paura terribile, perché poi io non l'ho mai usata ancora per svegliarmi, quindi non ero neanche abituata a questo suono che non vi dico, cioè si sente tantissimo, cioè non è come diciamo la sveglia dell'iPhone che è un po' più tenue, che cresce piano piano, poi comunque è un suono che la mia testa riconosce subito. Invece questa è suonata da sola alle 6 e me l'aveva impostata una mia amica. Poi non so che cosa è successo, era tornata diciamo all'assetto iniziale, cioè praticamente c'era 0000, quindi l'ho dovuta rimpostare. Allora, siccome non trovavo più il libretto delle istruzioni e qua ci sono tipo, cioè, tipo due tasti per fare tutto, non riuscivo. Allora ho scritto a lei, ho detto: ma com'è che avevi fatto? Perché non mi va neanche di perdere troppo tempo, cioè se tu già lo sai, te lo ricordi, dimmelo al volo, almeno faccio prima. E lei insomma si ricordava e mi ha dato un po' di comandi per sistemarla. Il problema è che con quei comandi, sì, sono riuscita a impostare bene l'orario, però allo stesso tempo ho impostato la sveglia alle 6 di mattina, tant'è che io ieri le ho detto: ma qua mi dice 6 al... ma non è che è allarme? Lei: no no, sarà AM, tipo AM, PM, però è scritto AL. Boh, vabbè. Vabbè, insomma, questa mattina alle 6 gli ho mandato le peggio macumbe e la prima cosa che ho fatto poi alle 8 gli ho mandato dei messaggi dicendole comunque che mi ha fatto prendere un colpo e che sono saltata alle 6 di mattina per colpa sua. Quindi adesso devo un attimo mettermi... ah, vedete che qui c'è scritto AL, quindi vuol dire che è attivo un allarme che però io non so minimamente come abbia fatto ad impostarlo, e quindi dopo devo mettermi un attimo qui e cercare di smanettare con questa sveglia. E quindi niente, non so se alcuni di voi avranno notato che ho risposto a dei direct che ho pubblicato delle storie su Instagram tipo alle 6 e un quarto, 6 e 20, perché poi non riuscivo a riaddormentarmi, sono riuscita ad addormentarmi tipo verso le 7 e poi mi sono svegliata alla fine alle 8, quindi diciamo che poi sono riuscita un pochino a recuperare, ma insomma il sonno ormai era stato disturbato e ho fatto fatica a riaddormentarmi. E poi soprattutto appena mi sono riaddormentata, cioè neanche è passata un'ora, ma neanche, ed è subito risuonata la sveglia, quindi niente, qua se non succede una cosa al giorno, oppure che sia una cavolata, non siamo contenti. Comunque adesso passiamo il Dyson per tutta casa, visto che la cucina è a posto, l'abbiamo già sistemata, e iniziamo a pensare che cosa preparare per pranzo, anche se ho già una mezza idea e penso che sarà anche una ricettina che vi piacerà molto. Thank you.
comunque oggi fusilli con zucchine, crema di zucchine e salmone. Allora, ho levato le zucchine, le ho messe nel bicchierone e con l'acqua di cottura, quindi che era bella insaporita di zucchine e cipolla, sto cuocendo il salmone, però direi che praticamente è cotto, quindi lo possiamo aggiungere alle zucchine così lo vado un po' a frullare. Perfetto, ecco le zucchine con il salmone, vado a frullare al volo e vado a scolare anche la pasta, quindi poso un attimo la videocamera e vi faccio vedere il risultato finale. Aggiungo 2-3 spruzzati di olio a crudo, che saranno penso in totale un cucchiaio pieno. Vi faccio questo primo piano della pasta per farvela vedere anche un pochino meglio. Forse avrei dovuto mettere una mezza zucchina in più, una zucchina piccolina in più, però in realtà va bene, eh? Cioè veniva un pochino più di crema. Però vi assicuro che comunque non è asciutta, cioè secondo me è il giusto. E quindi niente, buon appetito. Allora, eccomi qua. Io devo assolutamente chiudere questo vlog, ragazzi, perché non so quanto sarà durato, più di un'ora? Boh. Allora, vi dico subito due cose. La prima è che ho fatto la prova con lo specchio, quindi ho preso lo specchio dal corridoio e l'ho spostato di qua in salone ed era buio da morire e alla fine ho scoperto che era più luminoso di là, incredibile, però qui essendoci la porta finestra grande sull'altro lato della parete, praticamente stavo troppo contro luce quando ero davanti allo specchio, quindi abolito l'idea dello specchio, lo specchio rimarrà lì dov'è e rimarrà quello. Invece, seconda cosa, alla fine si è fatto troppo tardi e non ho fatto in tempo a fare lo stretching, perché poi ha suonato il corriere, mi è arrivato un pacco, ho dovuto scartarlo, ho fatto una telefonata, insomma alla fine non ho fatto in tempo, però sono contenta comunque perché ho fatto un sacco di cose questa mattina, ci siamo fatte compagnia e magari l'allenamento, lo stretching mattutino lo faremo, perché no, in una morning routine. Quindi mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una morning routine aggiornata. E poi mi rincuora molto il fatto che comunque oggi pomeriggio ho Pilates, quindi non c'è problema, comunque farò diciamo un po' di attività fisica durante tutto l'arco della giornata. Io vi ringrazio se siete arrivati fin qui, seguitemi anche su Instagram se ancora non mi seguite, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Lasciatemi un like se questo vlog, se questa tipologia di vlog e soprattutto questo vlog che sarà venuto lunghissimo vi piace. E soprattutto io devo sapere se sto facendo dei vlog troppo lunghi, se li volete più corti, non lo so. Qualche riscontro già ce l'ho avuto negli ultimi vlog, però insomma anche chi magari finora non ha risposto fatemi sapere. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.